Andrea Mariano Magrassi, arcivescovo di Bari e Bitonto, catechesi quaresimale, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. La dimensione comunitaria della chiamata. Catechesi abbiamo riflettuto insieme sulla chiamata che il Signore fa, poi chiamandoci per noi. Ognuno di noi è irrepetibile anche il disegno successivo. Oggi invece dobbiamo riflettere su quel dono originale che il Signore ha fatto a ciascuno di noi. Non è per noi, ma è per gli altri. Quello che sono, tutto ciò che sono chiamato a fare, non sono chiamato a farlo per me, ma per gli altri. È la dimensione comunitaria della vocazione. Il sottotitolo della catechesi di oggi è Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. Questo popolo di Dio è la Chiesa che cammina per i sentieri del tempo. È la grande scoperta del Vaticano II. Nel passato vedevamo la Chiesa come un'istituzione e la guardavamo solo nei suoi vertici. La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante nel tempo. Questa, ho detto riscoperta, tant'è vero che parecchi anni prima che il Concilio cominciasse, Romano Guardini, un genio italiano che si è formato nel suo libro Il senso della Chiesa, un processo di incalcolabile portata è iniziato, il risveglio della Chiesa nelle anime. Fatta nel Medioevo un'involuzione individualistica, che portava spesso anche gli uomini di Dio a dire io e il mio creatore soli. Soli. Io lui, basta. Gli altri non c'entrano. Anche nella liturgia, ricordate, ci mettevamo in un cantuccio, magari col volto coperto dalle mani, che nessuno ci disturbasse, per carità. Il luogo più appartato, magari in fondo alla chiesa, non vedere niente, non sentire niente, e semplicemente raccogliersi, ognuno per suo conto. Tanto del latino non si capiva niente, e quando il sacerdote ci dava la comunione, diceva il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, custodisca l'anima, e diceva anche l'amen, lui. Dunque un'involuzione individualista di cui la liturgia è stato un riflesso. Si viveva nella chiesa, certamente, se no non si viveva la chiesa. La chiesa vista come un'istituzione formale, una garanzia di sicurezza contro le mie deficienze. Io da solo non ce la faccio, alle spalle ho qualcosa di più consistente che mi garantisce. Oppure visto come un'organizzazione. Per fortuna questa visione è superata. Si è riscoperto che la comunità è primordiale quanto la persona. È una realtà più ampia, la Chiesa, in cui io con la mia chiamata entro per comunicare agli altri il dono che il Signore mi ha fatto. E insieme per arricchirmi del dono degli altri. Non una giusta posizione di mondi chiusi, cui ognuno è solo con il suo Signore, ma una realtà che trascende la mia vita come trascende quella degli altri miei fratelli. Una circolazione di vita, di sangue tra tutti. Per cui Sant'Agostino dice, se il Signore fa una grazia a un tuo fratello, godi con lui, quella grazia è tua. La grazia del fratello è mia, e la mia è sua. Ecco il valore comunitario della chiamata. E allora la vita religiosa ritorna a essere un fenomeno di tensione tra l'io e la Chiesa, tra la persona che è chiamata per nome e la Chiesa che nel Cantico dei Cantici è chiamata l'unica sposa, l'unica di me. Questo è molto importante, è un po' come la corrente elettrica in cui un polo non può essere pensato senza l'altro. Senza i due poli non scatta la luce. La persona è orientata alla comunità e la comunità è per il bene della persona.
Non vi è persona cristiana che non stia nella Chiesa come una cellula vivente. E le due cose si costruiscono insieme. Tant'è vero che l'atto con cui noi nasciamo come figli di Dio è l'atto di ingresso nella Chiesa. Dicevo che la prima chiamata è quella battesimale, che ci accomuna tutti. Ora, proprio la prima enciclica di un Papa, che è la prima lettera di Pietro, il primo Papa, sviluppa questa idea fondamentale che il battesimo, mentre è l'atto in cui ciascuno rinasce come figli di Dio, è anche il momento in cui ognuno di noi entra a far parte della Chiesa. Tensione tra dialettica e non di contrapposizione tra Dio e la comunità è una tensione sana. Io vivo dentro la comunità e la Chiesa è sangue del mio sangue e carne della mia carne, è una pienezza di cui vivo. Realizzo la mia vocazione personale nella misura in cui mi sento un membro della Chiesa. Per cui quando penso alla Chiesa non devo pensare tu e sentirmela di fronte o alle spalle, ma devo pensare io. Non nel senso di Lefebvre, l'Église c'est moi. La Chiesa non sono solo io, isolato dagli altri. La Chiesa sono anch'io insieme a tutti gli altri. Due poli, persone e comunità vanno armonizzati. In Dio si armonizzano talmente che da una parte la persona è un, lo diceva Paolo VI in una lettera che ha dato al clero di Milano, quando era ancora cardinale Montini. La persona è un cerchio di casta solitudine, ognuno ascolta, modo unico e irrepetibile, lo dicevamo già l'altra volta, il pastore chiama ciascuno, è una zona quella della persona in cui nessuno entra se tu non apri la porta e che esige sommo rispetto, entri nella casa di un altro, eppure c'è una profonda solidarietà che il corpo, c'è una circolazione di vita. Un alito vitale che parte dal Cristo e arriva a ciascuno di noi, che spira da uomo a uomo, in modo che tutti palpitiamo all'unisono per moltiplicare le immagini. Quindi la persona, per il fatto che è chiamata personalmente dal suo Signore, non deve diventare un idolo che pensa solo a realizzare la sua vocazione personale. Deve trasformarsi in un dono reale agli altri e insieme deve essere accogliente per recepire gli altri come un dono, capace di aggancio fraterno. Sapete come definisce la persona Aristotele? Ed è la definizione che San Tommaso ha preso anche per la sua pagina teologica. Tre sillabe. To prosti. Dura è un'impresa. To è l'articolo. Ciò che è verso l'alto, in latino esse alto, è un protendersi verso l'alto. In Dio la persona è solo questo protendersi verso l'alto. Ora l'uomo è formato all'immagine di Dio, deve realizzare la sua vocazione per gli altri. Questo spazio di rinunce sottili, nascoste e sorridenti. L'egoismo sempre, forse sembra dormire, ma per limare questo io quando è troppo ingombrante, come si fa per le pietre perché entrino nella struttura muraria dei vecchi templi. Bisognava squadrarle bene le pietre perché entrassero nella tessitura. La persona è chiamata a realizzarsi per entrare in una struttura più ampia che il Tempio di Dio. Vediamo che dalla Chiesa primitiva si dice che erano un quadro. Detto questo, e cioè sottolineata questa dimensione della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha messo in luce, vorrei di nuovo fare qualche citazione di Raoul Follero. Dice: la Chiesa vive nel mondo, la Chiesa non è separata dal mondo, la Chiesa è fatta di uomini, è negli uomini che la Chiesa è bella, diceva Sant'Ambrogio. Allora dice Follero: il mondo batte la tua coscienza, cosa fai per cambiarlo? Puoi pensare al tuo domani senza chiederti se Cristo ha bisogno di te per salvare il mondo? Non c'è posto dunque nella Chiesa per l'individualismo.
c'è posto per la persona, che è irrepetibile, ma la persona che ha rapporto. L'individuo è diviso dagli altri, per definizione. L'individuo in sé è diviso a valis, è la definizione che davano gli scolastici. La persona invece si realizza nel rapporto. È stupenda l'immagine paolina, dove si vede che nell'organismo umano ci sono molte funzioni, molti organi. L'occhio è fatto per vedere e la mano è fatta per toccare, per afferrare. Ma dice Paolo, l'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. La testa non può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Eppure altra è la funzione della testa e altra è quella delle mani o quella dei piedi. Guai se pensassimo coi piedi. Qualche volta si dice che pensiamo coi piedi. Pensiamo con la testa, e solo la testa è capace di pensare. È una vocazione originale di questo organo, di queste tre dita, che sono la parte più importante della persona umana. Ma la testa da sola, senza gambe, io ricordo che ho visitato il patriarca di Venezia per una conferenza, un momento che era ammalato, mi ha detto, mi sono accorto che non si può fare il vescovo senza i piedi, che si fa il vescovo anche coi piedi. Immagini, credo che ci aiutano a capire molto più dei concetti astratti. Dunque, questa vocazione personale del Signore mi assegna un compito nella comunità, perché nessun uomo è un'isola. La frase è famosa e viene da uno scrittore, John Donne, è una frase che è stata presa come esergo anche in romanzi moderni. Nessun uomo è un'isola, ma parte di un continente. Per questo, se cade una zolla nel mare, c'è sempre John Doe, è come se su quella zolla fosse stata costruita la tua stessa casa. Ogni morte di uomo mi diminuisce. Non mandare a chiedere da chi suona la campana. Essa suona per te. È la campana che annuncia che qualcuno è partito per l'isola. È un filosofo che lo dice, ma è pienamente condivisibile. Nessun uomo è un'isola, guai a chi si isola. Il Signore mi ha dato tutto quello che occorre per realizzare quel disegno irrepetibile, ma nella comunità e per la comunità. Per salvare me stesso, devo aiutare gli altri a salvarsi. C'è la legge della salvezza in comunità. Non posso salvarmi da solo. Se cercassi di salvarmi da solo, non mi salverei. È una legge fondamentale, che ci salviamo insieme. Anche se il giudizio sarà personale, qui siamo in una tensione dialettica in cui ogni affermazione va collegata con l'altra. Spero di non essere frainteso. Non è che entreremo in gregge in paradiso, no? Ci sarà giudizio per ciascuno. Però chi avrà pensato solo a sé e non vedrà aprirsi le porte del paradiso. Dobbiamo pensare alla salvezza degli altri, siamo inviati per gli altri. Tutto in me è funzione, dice Ruskin, un autore russo. Di un ciabattino non si dice che fa le scarpe, si dice che calza la cristianità. La stessa cosa, direi. La stessa cosa, ma vista in modo diverso. Tutto quello che fai nella tua giornata, se ci pensi, è fatto per gli altri. Chi cucina? Cucina per la famiglia. Quello che viene ad aggiustare il tuo impianto elettrico che si è bruciato, viene per rendere un servizio a te. Chi ha fatto il tavolo su cui mangiate, l'ha fatto per te. Tutto è funzione nella vita. Vedete le varie vocazioni, prese anche nel senso più stretto, sono sempre per gli altri. Tutto è funzione. Tutto è mestiere. E questa parola si è logorata, ma viene da ministerium, che vuol dire fare di me quello che viene per gli altri. Non sono il padrone del dono di Dio che c'è in me, sono l'economo, sono un amministratore, e alla fine il Signore mi chiederà conto se l'ho amministrato bene. L'amministratore per tutti, è un po' come l'economo della diocesi, che deve amministrare i beni della diocesi per tutti, per le parrocchie, non per sé. Quindi, come vedete, questa vocazione è strettamente correlata alla missione di cui parleremo in un'altra catechesi. Questa preferenza radicata nell'amore è seguita da un'investitura di un incarico.
La grazia è sempre legata a una responsabilità. Il dono è una responsabilità. Tutti insieme nella Chiesa dobbiamo edificare il corpo di Cristo. È un corpo che matura nel tempo con l'apporto delle singole membra, ognuno col suo dono. San Paolo lo dice stupendamente nelle sue lettere. Ogni carisma, ogni dono è per l'edificazione di questo corpo, che è poi un'immagine equivalente al grande tema del regno, questo regno che è in costruzione nel cantiere della storia. Sono sempre immagini. La Bibbia sono immagini diverse per dire la stessa cosa. Il fine è edificare insieme questo regno di Dio nel cantiere della storia. E la Chiesa è l'ambiente vitale in cui io sono chiamato a realizzare la mia vocazione. Diceva Tertulliano: Pisciculi sumus, siamo pesciolini. E il pesciolino, se lo tiro fuori dall'acqua, non vive più. L'immagine è proprio rinvia alla piscina battesimale. Infatti è dall'acqua che rinasciamo. È proprio in una catechesi battesimale che Tertulliano, un antichissimo autore, dice: siamo pesci. Il pesce non può vivere fuori dall'acqua. Così tu non puoi realizzare la tua vocazione fuori dalla Chiesa. Chi si separa dalla Chiesa non può più dire: io realizzo una vocazione che il Signore mi ha affidato. È l'ambiente vitale la Chiesa. E d'altra parte bisogna aggiungere che la Chiesa esercita un'azione mediatrice indispensabile nei confronti di ogni vocazione. Le vocazioni nascono nel seno della Chiesa. Parlo delle vocazioni ecclesiali, ma in qualche modo potremmo dire la stessa cosa per quell'ecclesiolo che è la famiglia. È insieme che bisogna discernere il disegno di Dio su ciascuno, con l'aiuto di tutti. Quando si tratta di vocazioni ecclesiali, tocca alla Chiesa autenticare, riconoscere le vocazioni. Qualche volta si affaccia e dice: io ho la vocazione. Beh, vediamo un po' se ce l'hai. Non puoi dirlo tu. Tu puoi dire che ti senti chiamato, supponiamo il sacerdozio. Ma l'ultimo elemento, lo sapete, della vocazione sacerdotale è la chiamata del vescovo, senza di cui è inutile invocare la chiamata di Dio. La chiamata di Dio viene autenticata, si attua un discernimento attraverso chi nella Chiesa ha la responsabilità. Non è il vescovo direttamente, lo fa attraverso gli educatori del seminario, così in una comunità religiosa, così in una famiglia. Allora, ecco, c'è una dimensione comunitaria della chiamata proprio perché la Chiesa esercita una mediazione tra Dio che chiama e colui che è chiamato. Mettere le cose nelle mani di Dio è un'impresa ardua, un'estrema delicatezza. Il disegno è di Dio, non lo inventi tu, lo scopri. Scopri leggendolo nella storia, nelle vicende, nelle doti di quella persona, ma il disegno di Dio. E tuttavia c'è bisogno della tua mediazione perché quel disegno in qualche modo si riveli, un po' come il rivelatore fotografico, cioè venga fuori nella sua chiarezza. Deve mettersi per questo in rispettoso ascolto della voce di Dio e del suo disegno e cercare soltanto la volontà del Padre. La pastorale non un settore della pastorale, ma a pensarci bene attraverso tutta l'azione pastorale. La mia vocazione può essere formulata così: io sono chiamato a puntini. Tu riempi i puntini e hai tutto il tracciato della tua vita. La Chiesa è chiamata ad aiutare ciascuno a realizzare la sua personale vocazione. Impegnato tutta la Chiesa in questa azione. E come dite, quale Chiesa? Non pensate alla Chiesa universale, come quando scrivono al Papa per avere una risposta, poi il Papa la manda a me e io la incarico qualche suora di andare e di vedere come stanno le cose. Non si può pretendere, quando si dice la Chiesa non bisogna pensare subito ai vertici. È la Chiesa che si fa evento nell'uomo, è concretamente la comunità dove si celebra l'Eucaristia, la comunità parrocchiale, la comunità religiosa. È lì che la Chiesa si fa evento ed è lì che avviene il discernimento
delle singole vocazioni che poi si mettono a servizio della crescita di tutta la vita. Ora vorrei chiedermi insieme a voi, quali sono i punti fermi da tenere presenti per orientare in generale le vocazioni in senso ecclesiale? Mi pare di poter sottolineare tre punti, punti fermi di ogni scelta proprio collocata all'interno della Chiesa sono questi. Ogni vocazione è vocazione al servizio, all'amore, alla gioia. Mi fermo un istante solo su ciascuna di queste parole. Vocazione al servizio. Si tratta di mettere tutto me stesso, tempo, energie, centri di interesse, tutto quello che sono, che ho, che faccio, che penso, che vivo, totum quod in me est, dice un autore medievale, una frase sintetica, tutto quello che si agita dentro di me, ecco, farne un dono agli altri, ed è donandolo agli altri che io realizzo la mia persona. Ciò che dicono anche gli psicologi, che la persona si realizza nel rapporto oblativo, oblativo in cui si tende a donarsi, e qui entra in gioco l'amore. L'amore che è di sua natura un movimento oblativo, mentre la conoscenza è il movimento con cui io vado alla realtà e attraverso, San Tommaso diceva, un fantasma, un'immagine, introduco la realtà dentro di me, quindi un movimento centripeto, questa è la conoscenza, un movimento in cui attiro le cose a me. L'amore invece è stefusivum sui, l'amore è un partire dall'intimo, dalla ricchezza che porto dentro, per proiettarmi verso l'altro. L'amore mi proietta verso l'altro. E è una, per tutti è una vocazione all'amore, lo diceva Teresa di Lisieux, le due grandi Terese. Teresa la Grande diceva, si diceva, io sono figlia della Chiesa. E Teresa di Lisieux, che andava cercando la sua vocazione, interessante, il manoscritto autobiografico B, è una delle pagine più prestigiose di tutta la letteratura cristiana. C'è questa umile monaca carmelitana che va alla ricerca della sua vocazione e avrebbe voluto essere sacerdote, avrebbe voluto essere contemplativa, avrebbe voluto essere missionario, e missionario non solo per un tempo determinato, ma dalla creazione fino al ritorno di Cristo. Si agitavano a lei tutti questi desideri ed era insoddisfatta, finché ha trovato in San Paolo: vi mostrerò una via migliore. E la via migliore che offre Paolo è quella della carità, nell'inno famoso. La carità è paziente, è benigna, eccetera, lo conoscete tutti. E allora quest'umile carmelitana esplode in un grido di gioia: la mia vocazione l'ho trovata, la mia vocazione è l'amore. Io nella Chiesa sarò l'amore, il cuore. Per lei lo è stato in modo esclusivo, ma per tutti noi la vocazione è una vocazione all'amore. Scriveva un monaco di Subiaco, morto in concetto di santità, Silvestro Doriotti, amico, un frammento di poesia che ha lasciato, diceva: vivere per moltiplicare di un poco l'amore nel mondo. Questi sono i tratti comuni di ogni vocazione, nel rapporto con gli altri: servizio, amore e gioia. Ma la gioia non è una virtù, è la sua. Non è una virtù, ma è l'aureola di tutte le virtù. Quanto triste è un tristo santo, diceva Filippo Neri. Quando una persona realizza nella gioia la chiamata di Dio a servizio degli altri, la gioia fiorisce come in campo. Realizza nell'amore, ho detto prima. Realizza nell'amore il dono di Dio nel rapporto con gli altri, la gioia fiorisce come in campo. Lo vediamo nella vita dei santi, uomini per gli altri. In questi giorni si sta ricordando il 50° dalla morte di Don Luigi Orione, adesso è beato, speriamo di vederlo santo, il mio compaesano di Tortona. C'è stato un uomo che ha vissuto tutto e solo per gli altri, proprio lui. Non aveva neanche il tempo per mangiare. Me lo diceva un prete, di cui sono stato viceparroco, che è stato il suo compagno all'inizio delle giornate, e il piccolo cotolengo è chiamato di qui, e poi dopo pregava di notte, perché i santi tempo per pregare lo trovano sempre. Ecco, ma quanta gioia in quell'uomo, io l'ho visto
solo una volta, aveva degli occhi dai quali sembrava che scaturisse il fuoco, occhi lampeggianti, persone che vivono totalmente per gli altri sono le persone più felici. E del resto, come si realizza concretamente una vocazione nella comunità, nei bambini per esempio, nei ragazzi? Generalmente si guardano intorno e dicono: mi piacerebbe diventare come quello lì. Se uno vuol fare il prete, guarda il suo prete e dice, se può dirlo, mi piacerebbe diventare come lui. Se vuol fare il medico, guarda il medico di famiglia e dovrebbe poter dire, mi piacerebbe diventare un medico come lui. Il ragazzo agisce in modo imitativo, ha bisogno di modelli. E un modello triste non è un modello. Se il ragazzo vede che uno facendo il prete, facendo il medico, o facendo quello che volete, il farmacista, il falegname, è frustrato, non si realizza, non gli verrà nessuna voglia di fare né il prete, né il medico, né il falegname. La testimonianza della gioia, la testimonianza più importante che deve dare la Chiesa. Ognuno al suo posto. Diceva un autore francese, dammi o Signore, tutti quelli che mi guardano abbiano la voglia di cantare come se io segnassi loro silenziosamente il tempo. Ma ci sono le croci della vita, certo, e d'altra parte questo servizio agli altri è irrealizzabile senza una dose massiccia di capacità di rinuncia. Questo bisogna educare i giovani alla rinuncia. Non è un valore che può tramontare. Vale molto quello che costa molto. Se costa poco, vale poco. Lo sanno anche le massaie che vanno a fare la spesa sul mercato. Se una cosa costa poco, stai tranquillo che vale poco. Tutto ciò che facciamo di bello nella vita costa. Costa. Se tu vuoi eliminare il prezzo, ebbene allora rinuncia ad impegnarti, ma rinuncia anche a realizzarti. Il sacrificio è uno degli elementi più importanti. E d'altra parte c'è una parola di Gesù che ci ha conservato San Paolo, un agrafon secondo il termine tecnico degli esegeti, che dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi non credere di costruire la tua vocazione, la tua personalità, il tuo destino qua giù, isolandoti in te stesso come il bacco da seta dentro il suo bozzo. Così non ti realizzerai mai. Soltanto se ti apri agli altri, se fai della tua vita un bel dono per gli altri, allora realizzi te stesso. I santi sono ad un tempo modelli meravigliosi di carità e persone immensamente felici, nonostante tutti i guai che hanno avuto, perché un'altra componente della vita dei santi è il sacrificio. Bene, un'ultima annotazione per concludere. Cos'è chiamata a fare la comunità nel riguardo delle varie vocazioni che fioriscono nel suo seno? Io direi qui, darei tre indicazioni rapidissime perché devo concludere. Risvegliare la responsabilità nella scelta di Dio. Secondo, offrire una guida nella maturazione di questa scelta. Terzo, offrire un sostegno perché la scelta sia fedele. Svegliare la responsabilità in un mondo come il nostro, dove siamo storditi da tanti rumori, dove dominano tanti miti, carrierismo, mito della società dei consumi, che portano a scelte opportunistiche, per cui faccio quel che piace agli altri o quel che piace a me, non quello che ha scritto Dio dentro di me e che è più utile per gli altri. E allora aiutare le persone a scorgere questa voce di Dio che emerge attraverso le suggestioni ambientali, che fanno volume oggi. Ecco, è il servizio più importante. Aiutare i giovani a capire veramente la loro vita in chiave vocazionale, cioè rispondendo a una chiamata, a un disegno di Dio. Poi dicevo una guida nella maturazione, perché non basta
avere il coraggio di fare una proposta coraggiosa a un giovane se si legge chiaramente il segno di Dio in lui. Bisogna poi aiutarlo a, se ha detto un sì, a far crescere questo sì in un clima di fede, di sacrificio, di dedizione, con un metodo educativo pedagogicamente aggiornato, non dicendo fai così perché te l'ho detto io e basta. Una volta in famiglia bastava questo, adesso invece ci vuole un'infinita pazienza, ma non significa questo lasciare andare, vado come vuole, faccio quello che vuole, anche per i genitori nella famiglia. Io questo l'ho condensato per me in una frase, in uno slogan: non lasciar fare, non far fare, ma far voler fare. Mi sono spiegato, lasciar fare vuol dire faccio quello che vuole. Far fare vuol dire te l'ho detto io e basta, devi fare perché te l'ho detto io. Far voler fare vuol dire quindi una offrire una guida nella maturazione di quel sì e poi offrire un sostegno per la perseveranza. Nell'antichità sapete che i catecumeni venivano condotti per 3 anni, verso vari passaggi. Allora ci vorrebbe che la comunità sapesse accompagnare le singole vocazioni. Quante forze di corrosione sono all'assalto per intaccare quel sì da cui l'esistenza ha preso il suo orientamento decisivo e da cui dipende la felicità. Quante forze di corrosione. E allora c'è bisogno del sostegno, il sostegno della preghiera, del consiglio, dell'esempio. Ecco, questo vale nella famiglia, vale per la famiglia, per la comunità. In modo che rimanga un sì sempre fresco, giovane e gioioso, come nel primo istante. Quello che io faccio tutte le mattine, quando mi sveglio, è di ripetere quel versetto del Salmo 118 che San Benedetto fa cantare al monaco nel giorno della professione. Suscipem Domine secondo me l'opium tuum et vivo. Rendimi Signore secondo la tua parola. E bisogna ripeterlo ogni mattina, come in ogni famiglia gli sposi devono risposarsi tutte le mattine se vogliono una famiglia veramente felice. Non basta aver detto il sì all'altare in mezzo ai fiori e poi fotografi. Quel giorno era facile, è dirlo tutte le mattine, è dirlo lungo il migrare dei giorni, è dirlo sotto il peso delle difficoltà e ripeterlo con la stessa freschezza, se non di entusiasmo, almeno di maturità, tutte le mattine, che fa una famiglia veramente felice. Quindi c'è bisogno di un sostegno, in modo che il sì rimanga fresco. Ce lo conceda il Signore e ci conceda di essere per tutti gli altri un sostegno per la fedeltà alla vocazione, al sì che hanno detto un giorno al Signore.